Ho il piacere di avere qui davanti a me Mario Guglielminetti, che è un organizzatore culturale fondamentalmente, un esperto di network e in particolare è dentro un progetto che si chiama Officine Brand, di cui ci parlerà, che è un'organizzazione, un sistema, anzi un progetto molto interessante che lega il mondo no profit, il mondo profit con il social network. Mario, raccontaci chi sei tu, che cosa hai fatto fino adesso. Sì, buongiorno, mi chiamo appunto Mario Guglielminetti, io sono un esperto di marketing della cultura, con tutto quello che questa parola vuol dire e anche non vuol dire, nel senso che la cultura in Italia è quella risorsa strategica che abbiamo individuato un po' tutti in maniera diversa e in tempi diversi, che però diciamo alla fine non sfruttiamo come dobbiamo. La parola marketing poi applicata alla cultura ha dato negli anni anche una serie di situazioni non sempre chiare. Io fondamentalmente mi occupo di promuovere beni ed eventi culturali e di fare questo attraverso i social. Perché attraverso i social? Attraverso i social network, perché oggi è evidente a chi ha dimestichezza con questi argomenti, tutto il marketing oggi passa attraverso il web e soprattutto passa attraverso i social. Credo che la cultura italiana debba inevitabilmente finire lì. Questo non significa che sarà solo lì, anzi io dico sempre parti online ma poi sì offline, cioè fatti vedere, abbi un contatto, che poi è anche, se vuoi, la filosofia che ha ispirato Officine Brand. Però la cosa importante è che oggi le persone sono passate da un consumo culturale, per 100 ragioni, pensa anche alle crisi economiche che stiamo vivendo, a un mondo di partecipazione culturale che deve essere premiante per se stessi, per i loro stili, per i loro gusti. E chi oggi fa cultura deve andare in questa direzione. Sottolineo deve, non può, non basta, deve, perché facendo così creiamo quella situazione, secondo me, ideale per cui la cultura veramente entra nella vita di tutti i giorni. È uscita una statistica in questi giorni che io trovo drammatica. Un italiano su due non compra un libro. Sì. E questo lo possiamo collegare a tante cose, sicuramente la crisi, i libri non sono a buon prezzo, c'è anche il problema della mancata diffusione degli ebook nel nostro paese, nel vero senso della parola, a dei prezzi favorevoli, con dei cataloghi aggiornati. Però ci sta molto l'idea che invece chi non compra il libro non necessariamente deve essere uno stupido, forse è una persona che la cultura non riesce a intercettare, e i social secondo me sono un ottimo strumento per intercettare queste persone. E Officine Brand è una piattaforma che lavora in questo senso? Officine Brand è una piattaforma che è nata nel 2005 a Torino, o meglio in provincia di Torino, a Val della Torre, per iniziativa di Domenico Graglia, che oltre a essere un amico è anche una persona che ha avuto la lungimiranza di vedere dove andava il social. Ha creato una piattaforma prima di tutto pulita da tutte quelle che sono le forme di pubblicità e da tutte le forme che sono di invasione della privacy delle persone. Facendo questo, sul sito, che è appunto www.officinebrand.it, i nostri partner, che sono tanto profit quanto non profit, hanno la possibilità di promuovere attraverso l'inserimento di post, di convenzioni ed eventi, le loro attività e di crearsi una community che non è a disposizione di chi guarda questo social, ma prima di tutto loro, di cui loro rispondono e che sono loro i veri, diciamo, fautori del successo di quelle community. Facendo così, Officine Brand ha costruito una community molto interessante, perché è una community attiva che si ritrova, quel essere offline che dicevo prima. Ecco, per fare un esempio molto semplicistico, ma non semplificatorio, qual è la differenza fondamentale tra un social network come Facebook e Officine Brand? Beh, la differenza fondamentale innanzitutto sono due aspetti che ho detto già prima. Uno è la pubblicità. Su Facebook noi siamo costantemente sotto il tiro di una pubblicità che dovrebbe essere, come la chiamano loro, di profiling, cioè che ti dice esattamente i tuoi gusti e i tuoi profili e ti propone quelle attività che l'algoritmo di Facebook pensa che siano le tue. In realtà spesse volte sono pubblicità eterodirette da altri canali, perché loro vendono queste cose. Poi Facebook di fatto mette a disposizione di
altri soggetti quello che fai tu. Faccio un esempio: una pizzeria qui all'angolo che apre la sua pagina Facebook e magari ha 100, 200, 300 persone che gli mettono mi piace. Se non blinda quel gruppo, la pizzeria a 200 metri di distanza vedrà chi sono quelle persone, potrà inviargli una richiesta di amicizia dicendogli: noi il martedì ti facciamo lo sconto del 15%. Non solo, ma Facebook può dire a quei 300 contatti di quella pizzeria: sapete cosa c'è? C'è la pizzeria non a 200 metri ma a un chilometro che mi ha pagato e io vi vendo a quell'altra pizzeria. Ecco, noi crediamo che questo modello non sia quello giusto. Prima di tutto perché chi si iscrive o partecipa, ritorna a usare questa parola, a un social, deve essere seguito, ma non per seguito, nel senso non deve sentire il fiato sul collo. Seconda cosa, perché la vendita dei gusti, oltre che secondo noi essere non corretta, è molto rischiosa, perché i gusti cambiano. A me quello che piaceva ieri, oggi forse non piace più, e non è un ieri oggi per modo di dire, è veramente un ieri oggi di 24 ore. E oltretutto Officine Brand ha anche altri aspetti, perché consente attraverso un nuovo servizio che abbiamo aperto adesso, che si chiama Off Post, o meglio l'Off Post, ad ognuno dei nostri partner di crearsi un proprio canale di informazione. È un blog già diretto alla community, però come funziona Officine Brand? Che la tua community va a fare massa critica con le altre community. Quindi parti dalla tua e vai a toccare le altre. Questo significa che le altre non le vedi, ma gli parli. E non sarà un algoritmo a decidere se mi piace o non mi piace, o la vendita dei gusti di qualcuno se ti arriverà la richiesta di amicizia, ma sarà quello che uno scrive, cioè il contenuto che propone, a determinare la preferenza o meno verso quel profilo. E chi è che crea i contenuti all'interno di Officine Brand? Allora, Officine Brand ha all'interno dei contenuti, all'interno del network, i suoi partner. Noi abbiamo dei partner molto attivi che creano continuamente contenuti. Abbiamo una veterinaria che posta i filmati su come fare quelle piccole interventi per la salute degli animali. Abbiamo persone che inseriscono contenuti relativi a eventi, a musica, a concerti, ma anche a occasioni enogastronomiche. Cioè sono i nostri partner che creano i contenuti. Lo fanno perché spesse volte hanno un fine commerciale, ma è un fine commerciale trasparente. Sì. E soprattutto le persone che leggono quei contenuto non creano una community visibile di Mario, Giovanni e Francesca, ma creano delle impression che dicono: mi interessa. E poi è offline, cioè quando succederà veramente quell'evento, che sarà in grado o meno di stabilire quanto sei interessante. Officine Brand poi su molti di questi eventi, di queste situazioni, è anche media partner, e nell'essere media partner crea tutte delle occasioni con altri soggetti della comunicazione che noi utilizziamo per aumentare ulteriormente la massa critica. Ecco, parlando di partner, inevitabilmente cominciamo a parlare della social card. Sì. Che cos'è la social card e in questo senso chi sono i partner? Allora, i nostri partner, dopo essere online, possono decidere di utilizzare un ulteriore strumento, che sono le card. Le card sono le classiche card che noi abbiamo, cioè quel rettangolino di plastica con un codice identificativo. Per caso ne è una? Sì. Trovata, naturalmente ce l'avevo nel posto diverso. Ecco, qui vedete, questa è una card di uno dei nostri partner commerciali. Sì. Giusto? Lui ha fatto, ha realizzato queste 100 card, 100 quanti saranno, dietro c'è il network di Officine Brand. Cosa significa? Che lui le distribuirà ai suoi clienti. Il cliente Mario utilizzerà questa social card all'interno del punto di vendita che gli è stata data, ma le utilizzerà anche all'interno di tutto il network di Officine Brand. Ecco perché diventa una open source, cioè una fonte aperta. Sì. Che ti porta a dialogare con tutti i partner. Ma se io sono Mario che ha questa card di questo negozio e sì, voglio andare in questa pizzeria, devo avere la card di quella pizzeria o basta che ne abbia una? Basta che ne abbia una. Certo. E questo significa che poi magari io vado in un negozio che è aderente a Officine Brand e che me la propone, posso accettarla o non accettarla, ma avendola già automaticamente non perdo quel tipo di convenzioni che posso avere. Quindi la differenza sostanziale tra una
classica Fidelity Card, vecchio marketing, diciamo sì. Così. È una card come questa e l'ampliamento del bacino d'utenza per chi aderisce. Certamente, e l'ampliamento di tutta la serie di convenzioni, ma soprattutto la differenza tra le Fidelity Card è che le Fidelity Card sono un accumulare dei punti che esigerai in un determinato periodo dell'anno. In certi casi anche subito, intendiamoci, ma è sempre un qualcosa che magari per avere uno sconto di 5 euro devo aver fatto 500 punti, che magari non faccio in un'unica soluzione. Questa invece le esigi subito, perché queste sono convenzioni a livello per esempio di scontistica commerciale che una persona vede subito. Non è vieni tre volte nel mio negozio necessariamente, ma è ti faccio subito uno sconto. Certo. E soprattutto sul territorio io posso andare a trovare non solo partner, diciamo, di svago, di eventi, ma anche soggetti che magari sono ristoranti, sono cinema, ma anche lavaggio dell'automobile, cioè cose pratiche che servono alla persona nella vita di tutti i giorni. Ecco, oltre a questi esempi che ci hai fatto in questo momento, quali sono i vostri canali di partnership privilegiati? Allora, direi essenzialmente tre. Il primo è quello che, di cui abbiamo anche discusso già adesso, è quello commerciale, delle piccole e medie imprese che sul territorio vogliono far conoscere le loro attività. Non necessariamente sono solo i ristoranti, le pizzerie, il lavaggio auto, eccetera, eccetera, ma possono essere piccoli laboratori artigianali, possono essere anche aziende che realizzano strumenti per l'edilizia, per l'arredamento, per il design e quant'altro. Poi abbiamo il mondo del no profit. Il mondo del no profit, che per noi è un mondo molto importante, che ci sta dando dei grossi risultati sia a livello sociale sia a livello culturale. Perché? Perché le organizzazioni no profit oggi hanno bisogno di fare un'attività di sviluppo sul territorio, ma hanno anche bisogno di dare ai loro associati non solo l'idea di partecipare ai progetti che queste associazioni portano e che quindi sono la leva motivazionale principale per cui vengono scelti, ma anche per essere, come dire, aderenti sul territorio. Noi abbiamo degli esempi che proprio partendo dal no profit tocchiamo soggetti profit. Perché? Perché oggi il mondo profit e no profit spesse volte si intersecano, perché l'idea no profit di lavorare a progetto, di portare avanti un progetto, naturalmente anche il profit ha le sue forme di guadagno, e di credere in qualcosa che ti piace, faccio quello che mi piace, sta entrando pesantemente nel no profit. Poi naturalmente c'è il mondo, il terzo canale, quello delle istituzioni culturali. Noi abbiamo il Circolo dei Lettori di Torino, il Museo del Cinema, ma anche il MAO, il Museo d'Arte Urbana di Torino e altre cose, che hanno la necessità di sempre di più fare promozione dei loro eventi, di raccontare quello che fanno. C'è un grandissimo interesse oggi verso gli eventi culturali, le presentazioni, i reading, le mostre fotografiche, ma spesse volte si fa difficoltà a stare dietro a quelli del nostro territorio. Su Facebook magari ci arrivano tutti, ma ho un amico a Firenze, uno a Roma, uno a Genova, uno a Milano, cosa scelgo? Sulla pagina di Officine Brand immediatamente, descritti dal colore verde, avete gli eventi della vostra città scritti chiari giorno per giorno, con tutte quelle forme di partnership e livello di convenzioni che poi potete trovare anche sul territorio collegate a questi progetti. Officine Brand oltretutto powerizza molti progetti sociali e culturali, perché noi facciamo anche ricerca di sponsor e di donazioni. Ecco, in questo momento siamo a Firenze, città d'arte per eccellenza, una sicuramente delle capitali culturali europee se non del mondo, e qui sei qui presente oltre che per la tua attività di insegnamento dei beni culturali, anche per, come si dice, powerizzare questo sì. Progetto. Sono qui perché in occasione della giornata dell'arte contemporanea organizzata dalla MACI, che è l'Associazione Musei d'Arte Contemporanea Italiani, parteciperò a un incontro che dimostrerà come per l'arte contemporanea, intendo soprattutto le arti, gli artisti e le gallerie, oggi i social sono una bella occasione se hanno le caratteristiche giuste. Perché? Pensiamo a una galleria d'arte. Oggi fare promozione non è semplice, anche in momenti congiunturalmente economici molto difficili. Però sui social cosa mi succede? Che si vedono le persone interessate.
Sappiamo tutti che le gallerie d'arte, il portafoglio di clienti è quanto di più sacro e prezioso hanno a livello di privacy. Sì. Su Officine Brand possono inserire le loro attività senza che altri concorrenti vadano a vedere chi sono i soggetti interessati a quelle attività. Abbiamo degli artisti a Torino che hanno scelto Officine Brand per raccontare le loro attività e per promozionare gli eventi di presentazione delle loro opere. Hanno la loro comunità, ma non la mostrano ad altri artisti. Era quello che dicevo prima su Facebook. Questo è un aspetto secondo noi molto importante, perché oggi il mondo dell'arte contemporanea, che è quello più soggetto alle politiche commerciali, perché di fatto è un mercato, ha però necessità di privacy. Te la da Twitter, te la da Facebook? No. Te la da Officine Brand? Sì. Quindi il progetto di Officine Brand vuole rispondere a delle esigenze di community più blindate, meno soggette al marketing selvaggio come quello che viene istituito da Facebook, su Twitter, eccetera, ma vuole anche inserirsi in quel filone di etica culturale, sociale, di cui i beni culturali sono una delle parti integranti. Guarda, noi abbiamo l'idea di portare il web verso il 3.0. Per noi cosa significa? Significa che oggi il web non deve più raccontare delle storie in maniera artefatta, pensando poi di posizionarle ad hoc su quei profili che, in base a come si sono mossi sui social network, pensi possono essere i più indicati. Oggi il web deve andare verso seguire giorno per giorno il movimento delle persone, e per fare questo deve fare una cosa molto semplice: deve accettare che queste persone ti dicono che cosa hanno bisogno. Noi pensiamo di condividere delle soluzioni, ma non che ci siamo inventati, ma che ci vengono suggerite o dai nostri partner, ma anche dai nostri user, dal territorio. Ripeto, non basta essere online, bisogna andare offline, bisogna andare a toccare con mano le situazioni. Oggi fare web 3.0 è proprio unire questi due aspetti, dell'online e dell'offline, in un modo che tu riesci a rispondere. Noi abbiamo introdotto oltretutto questo concetto della responsabilità culturale, che vorremmo unire a fianco della responsabilità sociale, che è uno dei termini su cui si è molto dibattuto in questi anni, anche con risultati lusinghieri ma purtroppo a macchia di leopardo in Italia, dicendo che non è tanto e solo cosa faccio per la società, ma è anche cosa faccio per la mia cultura. Il dato che dicevo prima sulla lettura dei libri è drammatico per tutti. Per tutti. Allora, come facciamo a entrare in quell'ambito lì? Dobbiamo fare in modo che oggi i canali che la gente sceglie, e sono i social network, diventino social nel vero senso del termine. Cioè non vadano più a costruire dei percorsi artefatti posizionati ad hoc, ma vadano a seguire il movimento delle persone proponendogli quella partecipazione, anche con delle promozioni commerciali che a loro interessa. Bene Mario, a questo punto continueremo a seguirti a Torino per le iniziative dello zoccolo duro di Officine Brand, ma anche speriamo per le città che successivamente vorremmo. Noi abbiamo già dei progetti in essere a Milano, a Firenze e a Roma, che contiamo di portare avanti, anche magari riunendo delle competenze importanti come sono presenti nelle strutture a cui tu fai riferimento, e chiediamo a chi guardasse questa intervista se è interessato alle nostre attività ovviamente di contattarci. www.officinebrand.it è il canale da seguire per prendere contatto con noi. Bene, grazie e ti followiamo sicuramente. Grazie ancora a voi.